Ancora una domanda, come si merita nel buddismo? Allora, intanto, come si merita nel buddismo? Di buddismo ce ne sono vari tipi, ok? Certo, c'è un buddismo più antico di tutti quanti. La tradizione, quindi molti però vogliono sapere come si merita nel buddismo Mahayana, per esempio, ok? O nel buddismo Zen, nel buddismo giapponese. Però c'è anche questo buddismo Theravada. Come si medita nel buddismo Theravada è una forma di meditazione comune a tutte le altre forme di buddismo, semplicemente perché lo stesso Buddha insegnava, cioè calcola che Buddha ha raggiunto l'illuminazione, è diventato Buddha, perché Buddha non era il suo nome, io ricordo sempre con piacere che Buddha non era un dio. Era un uomo, proprio come me e te, e che ha raggiunto l'illuminazione. Da quando ha raggiunto l'illuminazione gli hanno attribuito questo nome, questo nomignolo, Buddha, che vuol dire risvegliato in qualche modo. E quindi ho illuminato. Ed è una qualità che aveva lui, ma che hanno tutti gli esseri in potenziale, cioè anche io e te potenzialmente possiamo diventare dei Buddha o comunque acquisire questa qualità. Ok, perfetto. Capito questo, torniamo un attimo. Lui è diventato Buddha, quindi ha raggiunto l'illuminazione intorno ai 40 anni, un po' prima in realtà, e ha insegnato per altri 40, perché ha lasciato il corpo, tecnicamente, vabbè, insomma, diciamo è morto, e intorno agli 80 anni. Quindi lui per 40 anni ha dato delle indicazioni molto precise su come si doveva comportare uno che voleva raggiungere l'illuminazione, quelli che lui chiamava bhikkhu, che in qualche modo erano i suoi seguaci, i suoi monaci, e dava anche delle meditazioni molto molto precise. Alcune sono raccolte in un sutra che si chiama Satipatthana Sutta, Satipatthana Sutta, che sarebbe il sutra sui fondamentali di consapevolezza. Alla base comunque dell'insegnamento della tradizione buddista Theravada e quindi la meditazione buddista per eccellenza è Samatha Vipassana, che in realtà sono due tecniche complementari l'una all'altra. La prima, Samatha, è una tecnica che favorisce l'attenzione al qui e ora e sviluppa molta calma e tranquillità. Praticamente ci fa centrare, il suo scopo è quello di ritrovarci, perché in un mondo pieno di elementi stressanti questa tecnica favorisce invece la tranquillità, la pace interiore. E poi c'è Vipassana che invece fa un passettino oltre, si basa prima su Samatha, ecco perché sono strettamente legate, e poi invece sviluppa la consapevolezza pura. Quindi, la sua attenzione non è più soltanto il respiro, il corpo o altri elementi, mantra o altre cose che ci agganciano all'adesso, ma sviluppa l'attenzione a tutto quello che succede intorno a noi. Oggi come oggi viene questa forma, questa modalità di essere attenti a qualsiasi cosa noi facciamo, è molto diffusa proprio col nome di mindfulness. Mindfulness significa in qualche modo consapevolezza, ma con un'accezione proprio di presenza, proprio a mente piena rispetto a tutto ciò che esperiamo, che facciamo, che sviluppiamo. Quindi Samatha e Vipassana sono la meditazione per eccellenza buddista che trovi un po' in tutte le altre tradizioni anche successive. Magari si chiamano in modo un pochino diverso, perché? Perché la tradizione più antica, quella Theravada, quella di buddismo Theravada, usa un'antica lingua che era la lingua originale del Buddha, cioè Buddha probabilmente parlava un dialetto di questa lingua, però questa lingua è il Pali. Quindi la tradizione più antica si basa su testi scritti in lingua Pali. Mentre, e quindi Samatha, Vipassana, sono parole in lingua Pali. Le stesse parole nelle tradizioni successive che si appoggiano quindi su un'altra lingua che è il sanscrito, ecco che usano dei termini leggermente diversi, per cui Vipassana diventa Vipassiana e
e samatha diventa shamatha. Però diciamo stiamo parlando delle stesse tecniche e sono presenti anche per esempio nel buddismo tibetano, anzi se vogliamo dirla tutta i tibetani usano anche un'altra espressione per chiamare la vipassana, adesso non mi viene in mente esattamente il termine giusto in tibetano, però diciamo quindi che è molto conosciuta sia nello Zen che nelle altre tradizioni. Lo Zen quindi conosce bene le basi del buddismo, perché comunque, anzi, prima di tornare in Tibet in qualche modo, cioè lo Zen secondo me è una tradizione molto più vicina all'antica tradizione Theravada di quanto possa essere poi le altre forme di buddismo Mahayana. Ecco, Mahayana è una forma di buddismo che si è sviluppata poi anche, appunto, è diventata Chan o Chen in Cina, Zen in Giappone e poi tutte le forme di buddismo tibetano che in qualche modo sono Mahayana, che significa il grande veicolo, che da un certo punto di vista vanno oltre gli originali insegnamenti del Buddha, vanno oltre una visione, come dire, di sviluppo interno, individuale, psicologico, per favorire poi un clima anche di benevolenza, soprattutto nei riguardi degli altri. Però lì entriamo in dettagli che poco importano. E poi quindi questo ha fatto sì che soprattutto i tibetani sviluppassero anche altre forme di tecniche. Rimanendo un attimo nella tecnica di meditazione giapponese, in Giappone, per esempio, con lo Zen, con lo Zazen, si sviluppa tanta attenzione soprattutto alla posizione del corpo. C'è un'estrema attenzione alla posizione che sia ferma, chiara, ben precisa e quindi l'oggetto di meditazione in quel caso non è tanto il respiro, sì, che fa parte dell'insieme, ma è proprio non calare da una posizione ben precisa, ben calibrata, ben equilibrata, perché in effetti quando siamo stanchi, più abbandonati, più distratti, tendiamo a cambiare posizione e quindi già lì le tecniche acquisiscono delle sfumature diverse. Quindi come vedi, come meditazione buddista si possono intendere varie forme di meditazione. Sicuramente samatha, quindi tra queste, tra tutte le samatha, la più diffusa è la meditazione sul respiro, che in lingua pali, quindi nella lingua originale del Buddha, viene chiamata Anapanasati. Sati sta per consapevolezza, Anapana inspirazione ed espirazione. L'Anapanasati, che è una forma di samatha, è sicuramente una meditazione che ci fa stare in uno stato di calma, quindi ci permette di dimorare in uno stato di calma. Infatti, non a caso, nella meditazione, nel come meditare, nel mio sito principale, io offro una meditazione guidata proprio di questo tipo, del calmo dimorare, proprio perché è alla base anche poi di Vipassana, è alla base anche di altre forme di meditazione ed è fondamentale per ritrovarci. Se non ci ritroviamo non andiamo da nessuna parte, quindi è utile partire poi da quella. Quindi, come meditazione buddista per eccellenza, io suggerisco proprio questa forma di meditazione, questa forma di attenzione. Se ti è piaciuto il video, lascia un bel like, scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua, è arricchente per me e per gli altri. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto e se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita, la trovi qua. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.